Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Scusate se sentite mille rumori, ma purtroppo fa veramente veramente caldo e quindi devo tenere la finestra aperta e quindi sentirete un po' le macchine passare ogni tanto. Prima di iniziare il video, dite ciao alle mie nuovissime unghie, molto molto estive. Come sempre ringrazio Vanessa che me le ha realizzate e passiamo subito quindi al video. Oggi volevo realizzare un video tag che in realtà è un po' vecchiotto, però mi è piaciuto veramente tanto perché l'altro giorno l'ho visto anche da Dada Rose però in realtà il video è stato inventato o da Alicrafty o da Luce Lucia, anche lei non sapeva bene chi lo avesse inventato, e sto parlando del tag testa croce con la colla a caldo. Ho già messo a riscaldare la colla, mi sono scritto tutte quante le domande, appunto le varie possibilità che abbiamo una volta che tiriamo la monetina. Ho preso già la monetina e quindi vediamo un po', facciamo testa e croce. Non ho mai capito se c'è un modo per identificarle standard, però io farò testa questa parte e croce di qua. Quindi iniziamo subito. La prima domanda ci dice: testa senza stampo con carta forno, croce, stampo preferito. Quindi partiamo subito, spero di non fare disastri. Oddio. Ecco, benissimo, testa. Quindi testa senza stampo con carta forno. Va bene, quindi magari me ne segno perché sennò mi dimentico. Quindi è uscita testa. Ok, andiamo avanti. È uscita ancora testa, non so se riuscite a vedere, aspettate. Di nuovo testa, va bene. Quindi testa, la seconda domanda, perline e materiale 3D. Alla grande questo tag proprio, interessante. Vediamo un po', altra domanda, testa croce, testa un solo colore di glitter, croce, usa il glitter che vuoi. Cambiamo, mettiamo di qua magari, cambia, no! No. Ancora testa. Ma secondo me questa monetina non sta bene. Ecco, di nuovo testa. Testa un solo colore di glitter. E anche meno male, se no insomma uscirebbe una schifezza, visto che già sta andando malissimo. E ultima cosa, vediamo un po'. Non rifinire, rifinisci. Ma io direi anche non rifinire, così facciamo proprio una bella cagata. Mo è uscita croce, quindi croce, rifinisci la creazione almeno. Va bene, il peggio del peggio. Quindi senza stampo con la carta forno, perline o materiale 3D, un solo colore di glitter e rifinisci la creazione. Ok, ho cambiato inquadratura perché giustamente vi dovete vedere meglio. Quindi questa è la carta forno, poi come colore, come perline penso che userò queste qua, e come brillantini questi, così facciamo un po' qualcosa che camuffi. E non lo so che cosa farò, adesso un po' posso fare, non lo so che devo fare. Facciamo il fiorellino. Come uscirà un fiorellino? Non so, vediamo. Ok, oddio, questo fiore fa schifo proprio. Magari lo faccio più così, più corto questo, così poi lo taglio. Ok, quindi io ci metterei delle perline, non so dove. Thank you.
adesso facciamo asciugare e poi vediamo subito che ne è uscito. Ok, andiamo a scoprire questa orribile creazione. Scoprire, oddio, andiamo a staccare questa creazione orribile. No, vabbè. Allora, questa è la creazione. Adesso la rifiniamo un po'. Quindi andiamo a tagliare le parti che non ci servono. Intanto io mi sto facendo tutte le mani piene di brillantini. Ok, quindi questo è il risultato finale, un po' ammaccato, tipo qui mi è già caduto un brillantino. Era anche carina l'idea, però non credo la utilizzerò per qualcosa. Magari mi sta venendo in mente di utilizzarla su una cover futura. Fatemi sapere cosa ne pensate, se almeno anche nel disastro comunque vi ho tenuto un po' di compagnia. E io vi mando un grosso bacione, mi raccomando lasciatemi tanti mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Uffa di nuovo. non ce la posso fare ancora. Mi sto facendo malissimo alle unghie.